Dal 23 marzo al 1 luglio 2018 a Varallo-Sesia, Novara e Vercelli la mostra Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari. La mostra si svolge in tre località del Piemonte, non sono località scelte a caso, sono località segnate dall'attività di questo che è l'artista più importante cresciuto e sviluppatosi nei territori dell'odierno Piemonte, ma un tempo parte dello Stato di Milano. Il confine dello Stato, tra lo Stato di Milano e il Piemonte non è il Ticino come oggi tra la Lombardia e il Piemonte, ma era il Sesia. Di conseguenza un pittore nato in Val Sesia era suddito dello Stato di Milano e non del Duca di Savoia. La mostra si articola in tre sedi che corrispondono alle fasi della vita di quest'uomo. La giovinezza va in scena a Varallo, dove si è trattenuto per gran parte della sua esistenza, la mezza età a Vercelli, nell'Arca, e l'ultima parte a Novara, la città più vicina del Piemonte, oggi più vicina a Milano, che è stato teatro dell'attività di Gaudenzio tra il 1537 e la morte nel 1546. Il significato di questa mostra? La mostra ha l'ambizione, la speranza, l'aspettativa di far capire che Gaudenzio Ferrari è uno dei più grandi pittori del Rinascimento italiano. Quando si parla di Rinascimento in questo contesto, cosa si intende? Si intende una civiltà che mette al proprio centro l'uomo, che intende un rapporto diverso tra l'uomo e la natura, di questo ci sono infinite risposte e infinite proposte nel lavoro di Gaudenzio. Assessore, che significato ha questa mostra per la nostra regione, il nostro territorio? Ah, guardi, un significato molto importante, perché naturalmente mette in luce una ricchezza di beni culturali e artistici in luoghi non così conosciuti del nostro Piemonte come sono, o perlomeno non sufficientemente conosciuti. Quindi l'operazione è un'operazione vera di valorizzazione culturale di un patrimonio eccezionale del Piemonte legato alla figura di Gaudenzio Ferrari in luoghi appunto come Novara, Vercelli e Varallo, che secondo me meritano di più sotto il profilo culturale ma anche sotto il profilo turistico.